Partiamo dall'ariete. Non badate alle chiacchiere, preferite sempre confermare di persona tutte le indicazioni che ricevete, anche se a volte venite presi per dei pignoli. Alla fine siete voi a metterci la faccia. Toro, sarete insolitamente timidi a causa dei pianeti contro. Come lasciarvi andare? Iniziate a parlare, il resto verrà da sé. Dovendo affrontare un colloquio di lavoro, è importante trovare il modo di attrarre l'attenzione di chi ascolta. Gemelli, avete dimenticato qualcosa di importante sulla scrivania e dato che l'ordine non è il vostro forte, ci metterete un bel po' prima di ritrovarlo. Un po' di precisione in più vi farà risparmiare tempo e fatica. Cancro, iniziate pure un nuovo progetto, a patto che riusciate a tenere sotto controllo tempi e costi che, come ben sapete, non sono mai da sottovalutare. Se una ristrutturazione o un rinnovamento vanno per le lunghe, c'è il rischio di dover spendere di più. Leone, possibili guasti di elettrodomestici in casa, ma non fatevi prendere dal nervosismo, complichereste soltanto le cose. Fate il punto della situazione e poi agite. Vergine, spesso molto cibo ancora buono finisce nella spazzatura. Cercate di evitare gli sprechi. Alcune abitudini sono più difficili da modificare, ma usando la forza di volontà nulla è impossibile. Bilancia, anticipate alcuni impegni in modo da avere più tempo libero se doveste averne bisogno. Arrivare sempre all'ultimo secondo non è rilassante. Ogni tanto dovreste trovare qualche minuto da dedicare alle persone che amate. Scorpione, metterete le mani su qualcosa di interessante, anche se all'inizio vi sembrerà di dover soltanto agire in base alla solita routine quotidiana. A volte l'apparenza inganna e ciò che credevate essere un ostacolo invece si rivelerà un'ottima chance. Sagittario, con l'attenzione ai dettagli non lascerete nulla al caso e potrete così portare a casa un bel successo sia sotto l'aspetto professionale che economico. L'atmosfera sarà più romantica con un sottofondo musicale. Capricorno, getterete l'amo in acque che non conoscete bene eppure riuscirete a pescare qualcosa di prelibato, scoprendo che le vostre previsioni erano azzeccate. Acquario, avete tralasciato solo un particolare, è vero, ma se la richiesta era stata di fare attenzione proprio a quel dettaglio, non trovate scuse. Cercate piuttosto di rimediare. Pesci, cercate di rispondere con tono gentile a una critica che, a dire il vero, vi è stata mossa più per abitudine che per volontà di ferirvi. A volte poche semplici parole di spiegazione riescono a chiarire una situazione apparentemente complicata.